perché ha fatto l'impresa solo per andare con. Domande? No. Mentre i voti, quanti sono favorevoli alzano la mano? Quanti si astengono? Quanto per immediata disponibilità? Quanti favorevoli? Astenuti? Grazie. Proiezione di bilancio di previsione anno 2010, e questa è quella che possiamo dire veramente questa sera, e come sapete di urgenza si fanno anche in punta e si possono vedere che è possibile completare le spese, le possiamo direttamente. Questa sera si tratta di alcune variazioni legate a due motivazioni sostanziali. Una, la necessità di reperire delle risorse, per alcuni anche storni, delle risorse per la gara di un'antica del fotovoltaico in un altro territorio. E poi in buona parte per necessità dei servizi sociali, quindi di rintinguare, di registrare i capitoli di attività della servizio sociale. Allora, in soldoni le cifre più rilevanti delle variazioni, si tratta dell'utilizzo di 4.335 dell'avanzo dell'amministrazione per spese che poi vengono utilizzate in spese di disciplina tattico fiscale, si tratta di quella somma raccolta in occasione della morte del ragazzo di Luca, che non era stata utilizzata nel corso del 2009 e quindi viene adesso utilizzata per sistemare un sito come la richiesta, quello da concordare, diciamo, decisione con i familiari. 5.000 euro sia in entrata che in uscita per dare al patrimonio comunale. Ci sono maggiori entrate per assistenza domiciliare agli anziani e per rete e povero minori, un'entrata straordinaria non preventivata della SISP, sui centri di sinistra chiave, 10.700 euro circa. Sapete che tutto il ciclo dell'acqua, dalla prodotto fino alla fornitura alla fognatura di depurazione, è gestito dalla SISP e SISP rimborsa i comuni per quelli che sono le rate di mutui che aveva in essere rispetto al calcolo fatto all'inizio anno, meglio l'anno scorso, e questo è il primo anno effettivo in cui si hanno anche i ritorni totali della SISP, si è visto che ci sono questi 10.000 euro di rispetto preventivato, questo siede un po' di ossigeno sulle nostre casse, un paragone più sui dividendi sulle azioni, vediamo come sorge la holding trasportiale, e qualcosa in meno invece come entrate per quanto riguarda i servizi assistenziali degli anziani e soprattutto per le rette dei poveri in ambito di 8.000 euro in meno. Come soldi abbiamo l'inserimento di 4.000 euro per un'intenzione ordinaria delle strade comunali che servivano nel capitolo, 7.000 euro inseriti per le gare di appalto per il fotovoltaico e 3.000 euro sul capitolo per l'assistenza sociale, qua c'è quel fondo che viene utilizzato dall'assessore insieme alla sociale e alla responsabile e ovviamente poi alla giunta per quelle che sono le richieste di difficoltà di lavoro a problemi familiari. E come avete visto queste somme vengono poi ritrovate in tanti capitoli togliendo da una parte all'altra le 500 e 1.000 per far sì che alla fine il bilancio sia comunque. Domande? Prego. Secondo. Alle varie voci di diminuzione colpito è il rimborso spese e servizi socioassistenziali, è aumentato una minore entrata di 4.000 euro.
riuscirà a togliere 4.000, 3 private, 4.000 euro, il 35%, per capire il motivo che succede, insomma, su questo. Sì, adesso è capito. Sì, probabilmente perché c'è stata una sovrascrittura che vedete, il capitolo accoglie i rimborsi da parte degli utenti per quanto riguarda il servizio di lavanderia e consegna pasti. Probabilmente c'è stata una sovrastima a livello di previsione dell'entrata che da parte che gli utenti versano, relativamente però ci sono i servizi di lavanderia e consegna pasti. Sì. Beh, allora propongo un'indagine di soddisfazione dell'utente, insomma, come mai, cioè se il preventivato è maggiore, se è sovrastimato, di valutare se c'è stato un disservizio, se c'è stato qualcosa, perché in questo caso, insomma, cioè, il 35% è proprio un errore materiale di stima, oppure bisogna chiedersi il perché non è utilizzato questi disservizi. Una rivelazione magari puntuale. Sì, sì, è mi dispiace che il consigliere Sacconi veda sempre del male dove anche non c'è, è soltanto un errore tecnico con di stima contabile. Prego, altri interventi? Metto i voti, quanti sono favorevoli, alzi la mano. Quanti si astengono? Per l'immediata visibilità, quanti favorevoli, alzi la mano, astenuti, modifica il programma triennale 2012 delle opere pubbliche e in quanto male opere pubbliche anno 2010. Assessore Lumiera, prego. L'amministrazione ha ritenuto opportuno di un bando che facilitava alla realizzazione del fotovoltaico, di un impianto fotovoltaico, che la zona che è individuata è l'area verde nella zona est della zona industriale di Pozzola, per cui è stato incaricato con l'ingegnere di Luca a predisporre il progetto preliminare per la direzione di questo fotovoltaico, gli importi di tutto quanto voi avete visto, sono il progetto che voi avete visto che era legato, non sembra che fosse andati. Era legato alla vera, non sembra che fosse stato arrivato alla deriva, era in visione comunque, era in visione, per cui l'importo dell'opera si aggira intorno ai 2.276.000 euro, e come detto era fatto nella zona, nell'area verde della zona industriale est di Vazzola. Per quanto riguarda poi il discorso del beneficio economico, l'ingegnere Luca ha individuato nell'arco di 20 anni un importo di circa 700.000 euro a favore a beneficio del comune di Vazzola. Sì, perché questa non è la deriva cui si approva il progetto, ma si approva il piano opere pubbliche, quindi viene inserita questa opera oltre a quella che non era prima stata inserita dei 150.000 euro di euro di risultato originale di prima, sono due opere che vengono inserite nel piano. Osservazioni? Sacconi? Sì, la prima osservazione è che questo campo fotovoltaico viene messo e ipotizzato in un'area standard primario, quindi dedicata a verde, zone attrezzature, gioco sport, verde, insomma, come standard. Ho visto il progetto preliminare, non si è, l'approvazione del progetto preliminare e non si è dato atto di questo, quindi